Ciao ragazzi, siamo 5 deputati del Movimento 5 Stelle qui alla Camera, facciamo parte della Commissione Affari Esteri e stiamo per andare in Kazakistan. Abbiamo chiesto al Presidente Cicchitto, della nostra Commissione, di istituire una delegazione ufficiale di tutti i partiti per andare appunto in Kazakistan a trovare la Shalabayeva e a capire di più della questione che, come sapete, ha portato tanto discredito al nostro Paese. Il Presidente Cicchitto non ha voluto, evidentemente non voleva riaprire il caso, dato che il Governo si vergogna di come hanno gestito la faccenda, ma noi del Movimento 5 Stelle andiamo lo stesso. Questa decisione viene dopo un lavoro d'aula fatto in questi giorni, dove è stata presentata una mozione contro il ministro Alfano, una mozione di sfiducia, e ovviamente sapete come è andata a finire. Poi abbiamo presentato durante il question time di mercoledì un'interrogazione a risposta urgente al ministro Cancellieri, ma anche lì il ministro non è stato in grado di darci una risposta sulle motivazioni di questa decisione da parte dell'interno di rimandare indietro Shalabayeva con la sua figlia di soli 6 anni. Dopo queste due azioni in aula la decisione è arrivata e abbiamo deciso di partire per il Kazakistan. Come delegato OSCE speravo di portare la questione all'attenzione della delegazione italiana, visto che l'OSCE si occupa della violazione dei diritti umani in tutto il mondo. Solamente che, come saprete, la settimana scorsa non si è potuta formare la delegazione perché alla prima seduta sono venuti a mancare i parlamentari di PD e PDL. Quindi noi del Movimento 5 Stelle abbiamo pensato di occuparci della questione andando in Kazakistan. Noi siamo un movimento e quindi siamo fuori da questo sistema gessato governativo che ha bloccato il paese, quindi vogliamo avere degli obiettivi precisi per i quali stiamo organizzando questo viaggio. Gli obiettivi sono essenzialmente tre. Il primo è quello di incontrare finalmente Alma Shalabayeva e Aula, la figlioletta di 6 anni, per capire da loro cosa è successo quella sera. Poi incontrare naturalmente le autorità kazake per capire qual è la situazione migliore per le donne, per queste due persone che sono state oggetto di questa vicenda. E l'altra situazione importante per noi, l'altro obiettivo, è quello di incontrare anche le autorità, gli ambasciatori e il console italiano in Kazakistan. Questi per noi sono gli obiettivi primari e sono importanti per avere delle informazioni complete che vanno oltre quello che ci è stato detto dai vari ministri italiani, con delle dichiarazioni abbastanza fumose e molto poco trasparenti. Noi invece siamo un movimento trasparente che vuole dare credibilità e soprattutto coerenza alla sua azione, ed è per questo che andremo in Kazakistan. Facciamo questo viaggio perché vogliamo dimostrare che il movimento fa ciò che dice e dice ciò che fa. In questo viaggio inoltre ci accompagnerà la ONG Open Dialogue, che è quella con la quale abbiamo instaurato la collaborazione e che ci darà una mano per organizzare il viaggio. Andiamo in Kazakistan anche per dimostrare che c'è un'Italia differente, c'è un'Italia che non accetta che una donna e una bambina vengano rapite e portate via in un paese dove c'è costante violazione dei diritti umani e si rischia la tortura. Anche per questo andiamo in Kazakistan. Il Movimento 5 Stelle a questo non ci sta.